Il sindaco di Avola, Luca Cannata, si è costituito parte civile al processo che vede imputate 14 persone davanti al GUP del Tribunale di Catania, Lorenzetti, nell'ambito dell'operazione antimafia denominata Eclipse. L'avvocato Antonino Campisi in difesa di Paolo Zuppardo, della moglie Concetta Cavarra, di Capozzo Junior e della moglie Monica Campisi ha chiesto un verdetto in non luogo a procedere, non aderendo così al rito abbreviato. Per loro è stata fissata una nuova udienza, ovvero per domani, nel corso della quale il giudice deciderà se disporre per i quattro imputati il rinvio a giudizio oppure no. Sono stati ammessi invece tutti gli altri imputati al rito abbreviato: Sebastiano Amore, Vincenzo Di Stefano, Giovanni Di Maria, Corrado Lazzaro, Paolo Liotta, Paolo Anastasi, Davide Nobile, Giuseppe Tiralongo, Corrado Vaccarella, Gianluca Vaccarisi. Per loro invece la definizione delle rispettive posizioni giudiziarie avverrà all'udienza del 25 settembre. Gli imputati devono rispondere a vario titolo: di estorsione, danneggiamento civile da incendio, associazione finalizzata al commercio, trasporto, porto, detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche detenzione, porto e cessione di armi clandestini, tutte aggravati dal metodo mafioso e della finalità di agevolare il clan Crapula di Avola. Sono stati arrestati dai carabinieri su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania. Secondo i carabinieri, come risulterebbe dalle intercettazioni, il disegno progettato da Zuppardo in collaborazione con Gabriele Ligioi per accreditarsi all'interno dell'amministrazione comunale di Avola passava dalla fine politica del sindaco Cannata.